del giorno di oggi. Chi è venuto oggi aspettando una parola del Signore? Il Signore è pronto per parlare alla tua vita di una maniera determinante. Oggi tutto può cambiare nella tua vita. Amen. Chi sta aspettando un grande cambiamento? Chi sta aspettando un qualcosa di speciale? Amen. La scrittura, Romani 8, 28, è una scrittura molto conosciuta per tutti noi. Sicuramente voi conoscete questa scrittura e leggeremo dal libro dei Romani, capitolo 8, verso 28. Or sappiamo, dice la scrittura, che tutte le cose, ripeta con me, tutte, senza nessuna eccezione, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano al Signore solo la domenica, che amano al Signore quando il Signore tocca il cuore. No. Qui dice la scrittura che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il disegno del Papa, di una religione, di una denominazione. Dice la scrittura secondo il suo disegno. È il suo disegno per la Chiesa, non è il disegno di un uomo, non è la mentalità o la logistica o il ragionamento o l'agenda di un uomo o di un gruppo di uomini. Dice secondo il suo disegno. Signor Gesù, ti ringraziamo in questa mattina per la tua parola, Signore. Parla il nostro cuore, Signore. Svuota la mia mente di ogni pensiero, Signore. E inserite tu, Signore, la tua volontà, quello che tu veramente volete parlare. Nel nome santo di Gesù, la sua Chiesa dice amen. Amen. Potete sedervi, fratelli, pace di Cristo. Dio parlerà al tuo cuore. Se tu solo lasciate che il Signore parli alla tua vita. Se avete venuto questa mattina aspettando una parola del Signore, il Signore ha una parola per te. Ci sono dei principi. Per quasi 9 anni continuiamo a insegnare principi che possono veramente aiutarci alla nostra vita in Cristo Gesù. Allora, fratelli, quelli che amano Dio, c'è una qualificazione molto precisa. Quelli che amano a Dio, accadono due cose. La prima cosa è che riconoscono al Signore come il suo Salvatore. Ma dopo si riconosce al Signore come Signore, come il nostro Padre che sta nel cielo. Vuol dire, per riconoscere
che Dio sta nel cielo richiede da me la ubbidienza. Posso io vivere in disubbidienza amando a Dio? Dio porterà, tu puoi amare a Dio, ma Dio ti porta del, come si dice, il fango, e ti porta però per pulirti di questo mondo. Quindi, quando è così, e se completa, e quelli che amano a Dio, che ubbidiscono a Dio, non vuol dire che sempre tutto sarà tranquillo, ma abbiamo la fiducia che tutte le cose, senza eccezione, opereranno per il bene. E questo è una promessa, ma non ricordate che il qualificativo è per quelli che amano a Dio. E questo è molto importante. Fratelli, il Signore mai ha promesso dicendo che questo è il cielo. Le diceva alla nostra cara visitante, te può traslocare della Sicilia al nord, e tanti che si traslocano veramente cercando un miglioramento. Ma non necessariamente così. Non mi immaginavo mai che la vita in Italia sarebbe tan difficile in comparazione con il nostro passato di vivere negli Stati Uniti. Quindi per me, mia moglie conosceva Italia, io conoscevo Italia turisticamente, ma se qualcuno mi avresti detto come veramente era la vita in Italia, io per l'Italia non vengo. Mi avessi andato a Nueva York, a Miami, a qualche altro luogo, però io dico passo. Io prego per il missionario della Italia. Il Signore non ha promesso a nessuno che la vita è facile. Il Signore non ha detto che la vita in terra sarà il paradiso. Quella è una bugia del diavolo. La nostra vita è anche temporale e dobbiamo veramente avere fiducia in Lui. Quindi, se io veramente amo a Dio, cerco la sua faccia, pulisco il mio cuore davanti a Lui, ho la certezza di che tutte le cose coopereranno per il bene nella mia vita. Dice il Signore che non soffrirò bugia. Questo non lo dice il Signore, pace di Cristo. Amen. Il piano di Dio per la mia vita è molto meglio che il mio disegno. O tutto ciò che mi possa immaginare. Anche della stessa maniera con mia moglie. Mia moglie può pensare, o io pensare un piano per noi o per lei che è bellissimo. Amen. Io credo che il piano mio prima di Cristo era abitare in Aruba. Un piccolo ristorante davanti al mare e vivere lì e morire lì. Ma non è così. Fratelli, Giovanni capitolo 16 verso 33. Ascoltate, bella chiesa. È importante capire che le afflizioni, le offese, le situazioni difficili ci sono. Io voglio la guida del Signore in tutto ciò che faccio nella mia vita. Dice il Signore stesso, vi ho detto queste cose. Che cose?
ogni principio del Signore, affinché abbiate pace in me. Vuol dire che quando ascoltiamo la parola del Signore, quando ascoltiamo delle sue promesse, quando cantiamo, quando leggiamo i salmi, quando leggiamo proverbi, quando arriva una correzione sempre per il bene, il Signore dice: vi ho detto, vi ho insegnato queste cose affinché abbiate pace in me. Attento che non dice che il Signore va a risolvere ogni situazione della tua vita secondo te o secondo il tuo disegno. Il Signore dice che in Lui avremo pace. Nel mondo, per chi non si è svegliato ancora, la Scrittura dice: nel mondo avete che? Avrete afflizione, avrete dovrete soffrire per le decisioni che abbiamo presi e sbagliata. Chi si è sbagliato prima di Cristo? Chi si è sbagliato in Cristo? E ogni decisione che noi prendiamo può definire determinatamente il nostro futuro. Pace di Cristo. Allora il Signore dice: non è che forse avrete tribolazione. No, 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 fratelli. No, 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 no. Dice qualcuno che arriva de Caracas o de Quito, de Lima o de Buenos Aires a Torino, e sarà tutto bello qui a Torino. È questione di tempo che troverete il primo piemontese che ti farà algún gesto. È semplicemente questione di tempo. Lo stesso, il Signore dice: nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio, perché non dice che tu, Lui ha vinto il mondo prima. In Lui possiamo vincere il mondo, ma non da solo. Fratelli, non da solo. Quindi, se sono più di due, avete una chiesa. E vuol dire, come chiesa, vincerete al mondo. Pace di Cristo. Perché se il Signore è in te, il Signore anche inizierà a toccare tutto ciò che è intorno a te. Amen. Gloria al nome di Gesù. Questo sono, è la prima parte, non è la prima volta che ho detto questo, però è importante ripetere principi che il Signore ha stato parlando alla Chiesa di Torino dall'inizio dell'anno. Vorrei condividere con voi una scrittura, due scritture. E si riferisce alla parola miracolo. Chi conosce la definizione di un miracolo secondo l'uomo? Il fare di Dio un qualcosa che è impossibile per l'uomo, o non ha, il mondo definisce il miracolo, non ha una spiegazione scientifica o una spiegazione che è ragionevole, se si può dire. Quando abbiamo avuto algún miracolo che è stato, il Signore ha fatto nell'ospedale, e non c'è, il dottore dice, non c'è una spiegazione, no? Non mi dimentico la nonna o la zia della sorella Alessia, che siamo andati quel sabato. Nonna, è la tua nonna? Mamma di chi? Mamma di papà.
E veramente la nonna era più di là che di qua. La davano già per morta. E mi ricordo la sorella Alessia piangendo, chiedendo alla famiglia il permesso di andare all'ospedale. Finalmente siamo arrivati lì un sabato con la sorella Valentina. Era la sorella Valentina e la sorella Alessia. Ci hanno fatto aspettare più di un'oretta lì in terapia intensiva. Finalmente ci hanno permesso di andar lì. La signora, la nonna, era completamente intubata. La signora non è in Cristo come noi, ma quando ci hanno permesso di parlare, io le ho parlato con fede al suo udito e ho pregato, abbiamo unto con olio. Inesplicabilmente la nonna sta bene oggi. Continua fumando, tutta la sua vita normale. È stata di nuovo in ospedale la settimana scorsa. Ok. È di nuovo. Però sicuramente, immaginate, perché le avevamo chiesto, sicuro, che hanno detto i dottori? Il dottore avevano detto che non la faceva più di quella giornata, vero? E questo è bello, quando mi dicono così, io dico no, no, no. E controlla e ricontrolla, assicurati che quello è il diagnostico medico. Così dopo, se il Signore fa un qualcosa di straordinario, possiamo veramente constatare che la mano di Dio era lì. Ma fratelli, ricordate una cosa, che Dio è spirito. E quello che per noi può essere un miracolo, per Dio è il suo agire normalmente. La sua natura è soprannaturale. Quindi, fratelli, Dio non conosce la parola miracolo. La parola miracolo è una parola inventata dall'uomo. Perché per Dio, che un cieco possa vedere, lui, se un cieco non vede e Dio tocca, con il suo tocco, il suo agire normale fa che una persona possa vedere. E noi lo chiamiamo un miracolo, perché quello che per il uomo è impossibile, per Dio è possibile. Quindi, prima scrittura, Matteo capitolo 19, verso 25-26. La scrittura dice: all'udire ciò i suoi discepoli furono grandemente sbigottiti e dissero: chi dunque può essere salvato? Attento al prossimo verso. La scrittura dice: e Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: per gli uomini questo è impossibile. È impossibile per l'uomo salvarsi da solo. Dio salva, sì, ma Dio ha bisogno del tuo testimonio per salvare a chi tu ama. Dio tocca il tuo cuore per tu toccare il cuore di chi tu ama. Pace di Cristo. Per gli uomini questo è impossibile, ma in la sua natura normale tutto è possibile. Dio non conosce la difficoltà, Dio non conosce la limitazione, Dio non ha mura che scalare, Dio non ha montagna che scalare. Dio è sempre lì, nella montagna, nella valle, in ogni luogo. Quindi, fratelli, è importante capire la natura del nostro Dio, che dobbiamo veramente fermare il pensiero che Dio agisce come noi agiamo e iniziamo a misurare la volontà
o il potere di Dio per la nostra esperienza umana. Quello lì non si va a salvare. Quello lì arrivare a Cristo, ma arrivare a Cristo, a quella lì che andava con una, ti ricorda? La sorella arrivava all'hotel Nizza con un tacone grandote, la sigaretta, non so se la birra, nunca la vi con la birra, però se può veramente cambiare una persona come... Meglio non uso esempio. Come quello lì o quello là. Dio può fare tutto. Siamo testimone. Chi è testimone di un cambiamento grande nella vita di qualcuno? Qui in Torino? Ah? Veramente, fratelli, veramente. Dio può fare tutto. Solo che quando pensiamo con la nostra umanità, e non la natura di Dio, allora limitiamo il pensamento, e quando limitiamo il pensamento, il dubbio, il pensiero, il dubbio prende cura della nostra mente e iniziamo ad adorare un Dio che è completamente limitato. Questo non è così. Dio può fare tutto. Questa è stata la prima volta che il Signore dice questo, e lo ha detto il Signore. La seconda volta la troviamo in Marco, capitolo 10, verso 26 e 27, la stessa scrittura di Matteo. Luca, capitolo 1, verso 35 e 37, è l'incontro. Verso 35, e l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Pertanto il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, ha anche ella concepito un figlio nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile. Il verso 37 dice la scrittura: poiché nulla è impossibile con Dio. Nulla è impossibile con Dio. È importante parlare della natura perfetta e completa di Dio. Un verso che ho scritto nella pagina di Facebook è stato, non mi ricordo, è Genesi 15, quando 8 o 15, quando il Signore le parla, o 18. A ver se qualcuno mi aiuta in questo. O verso 8, Genesi 8. En el último, lo último due post. Ok, Genesi 15, 14, è la scrittura che stava cercando. Genesi capitolo 15, stavo cercando Genesi in Esodo, quindi non mi dava. 15, quando inizia, fratello? Dio promette un figlio ad Abramo. Qual è il verso? Ajá, ¿qué verso es quello? 15:14. Capítulo 15, versetto 14. Génesis, capítulo 15, versetto 14. Ecco, bravo.
Ok. Lo aveva fatto per controllare se qualcuno stava leggendo la Bibbia. Libro di Genesi, capitolo 18, verso 14. No, il verso 11. Iniziamo dal verso 11. Ora Abramo e Sara erano giovani. Dice la scrittura, erano vecchi. Di età avanzata, ok? E Sara non aveva più i ricorsi ordinari delle donne. Di che sta parlando? Sicuramente era nella età della menopausia, ok? Perché lei si rendeva, e questo è impossibile, dice la scrittura, Sara rise dentro di sé, dicendo, vecchia come sono, avrei io tale piacere, dato che il mio stesso Signore, ahí le sta dicendo, non solo ho un problema, io, ma questo che è accanto a me è morto. O sea, abbiamo un doppio problema qua. Non è solo il mio problema, ma per fare un bebè abbiamo bisogno di due. So, questo qui, non solo io, ma questo qui è morto. E l'Eterno disse a Abramo, perché mai ha riso Sara dicendo, partorirò io per davvero vecchia come sono? Quello che ha colpito a Dio è stato la ironia all'interno della espressione verso Dio di Sara. E tante volte il nostro cuore è pieno di ironia. Il nostro cuore, sicuramente per il nostro passato, è pieno di scherzi o di cose, quello sarà impossibile. E dice la scrittura che il Signore si è reso conto che all'interno si aveva riso. Attento a questa cosa. Il Signore risponde nel verso 14 e dice, vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per l'Eterno? Che importante è non misurare a Dio per la nostra esperienza o condizione umana. Il Signore non mi ha cambiato. Il Signore non si è dimenticato di me. Queste sono offese verso Dio. Il Signore lo sa. Le sue promesse sono sì e amen. Quindi, se non è arrivato il punto di cambio, se non è arrivato qualcosa che tu aspetta, forse il tempo del Signore arriverà quando il tuo cuore inizia ad essere reverente al Dio che servite. Non solo dire di bocca che amiamo, ma riconosciamo al Signore come il nostro Salvatore, ma anche come il nostro Signore. Quindi sarò ubbidiente a te. Quello che ti dispiace a te non lo farò. Perché? Perché abbiamo lo Spirito Santo e lo Spirito Santo sa, fratelli, pace di Cristo, guai con giocare con lo Spirito Santo. Una volta che Dio ti ha rivelato la sua grandezza, che ti ha rivelato i suoi segreti, non c'è una possibilità di andarsene via e dopo ravvedersi. Lo dice la scrittura. Sì.
Ma è meglio riconoscere il nostro peccato, venire davanti a Dio e dirle: Signore, qui sono io. Allora guidami da questo punto in poi. Guidami, Signore. Allora, fratelli, c'è un bel, ma molto bello racconto nel libro di Giovanni, capitolo 6. E sento del Signore grandemente toccare questo tema, perché sicuramente qualcuno qui presente si può sentire scoraggiato. Abbiamo avuto 9 anni, specialmente l'ultimo anno non è stato facile per noi che siamo rimasti perseverando nella fede. Non è stato un inizio dell'anno del tutto facile. Amen. Abbiamo almeno 3 matrimoni che sappiamo che praticamente hanno fallito. Non è tutto finito. Dio ha la pena nelle sue mani. Io non voglio avere la pena di Dio nelle mie mani. È meglio che Dio ha la pena della tua vita nelle sue mani. Pace di Cristo. Quindi, arrivando al libro di Giovanni, capitolo 5. Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè il mare di Tiberiade. 5, scusatemi. Ah. Sabe che quasi inizia uguale. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei, sembra come quello che abbiamo letto la settimana scorsa. E Gesù salì verso l'alto. Ogni volta che Gesù va verso l'alto, ascoltate, il cammino della vita, dice Proverbi, è verso l'alto. Amen. Abbiamo parlato di questo la settimana scorsa. Quindi Gesù salì a Gerusalemme. Allora, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dall'acqua. E dopo spiega perché un angelo in certi momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua. E il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. Ok? Già abbiamo lo scenario. Ma dopo arriva la realtà di quello che stava succedendo. C'era un uomo infermo da 38 anni. Come per dire, c'è un fratello, una sorella che aspetta la mano del Signore nel culto. E non vedo completamente la sua mano. Mi manca un qualcosa. Forse è accaduto un qualcosa nella mia vita che ha questa esigenza, devo aspettare nel Signore. E forse è troppo difficile l'aspettare. Ma sapete una cosa, fratelli e sorelle? Dio conosce quando tu aspetta in Lui. Dio conosce quando tu persevera
senza aver speranza. Dio arriverà al tuo punto, alla tua vita in buon tempo. Ma sono 38 anni con questa situazione. E in quel giorno arriva il Signore a toccare la vita di un qualcuno che era tutto impossibile, a un punto tal che quando ha iniziato a parlare con Gesù, lo primo che ha detto è provare di giustificare il perché era così, invece di semplicemente riceve la parola, riceve il comandamento, riceve la direzione. Dice la scrittura, Gesù viendolo di stesso e sapendo, il Signore sa tutto della tua vita, il Signore sa cosa di te che tu non conosci, il Signore conosce il tuo cuore. Chi conosce il suo proprio cuore? Nessuno. Il Signore conosce lo più intimo del tuo cuore, sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? Volete che il Signore tocchi la tua vita oggi? Ma ti consiglio, rimanete in silenzio e risponde sì o no. Volete che il Signore faccia un qualcosa di straordinario nella tua famiglia, in un essere che amate, che non è convertito? Volete che il Signore tocchi la tua vita? Solo di sì, Signore. Sì, Signore. Ma attento, fratelli, perché questo uomo non ha detto sì o no. Questo uomo ha detto, e l'infermo gli risponde: Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado, un altro vi scende prima di me. Vuol dire che il pensiero di lui era completamente atletico, mondano. Siamo in una gara e io voglio arrivare prima, solo che c'è sempre qualcuno che è meglio di me, più veloce di me, più attento di me. Che brutto quando è la nostra personalità umana. Proviamo di vivere in Cristo comparandonos con qualcun altro, paragonandoci con qualcun altro, come che devo di avere cercare questa autocompassione, perché guarda la sorella tal o guarda il fratello tal, invece di misurare al Dio che io servo per la sua natura soprannaturale, inizio a guardare intorno, chi la fa, chi non la fa, chi può, chi non la può, poverino io, non la faccio, né la farò. Da 38 anni che era lì, guardate quanti mesi ci sono, 38 anni, e quanti giorni, e giorno dopo giorno lui arrivava lì. Che grande è la sua misericordia, che forse Dio ti ha portato qui oggi per ascoltare questa parola, e il Signore ti può dire: alzati. Attento a queste parole che le ha detto a Gesù, le dice: alzati. Allora, fratelli, attento a questo: se il Signore lo aveva guarito, perché le dice di prendere il letto? Pace di Cristo. Perché il Signore le dice: prendete il letto? Io vi dirò lo che mi ha rivelato il Signore. Non l'ho letto in nessun libro,
nessuna università, di nessun pastore. Il Signore me lo rivelò ieri sera. Le disse: prende il tuo lettuccio e cammina. Tu vuoi essere guariti di ogni afflizione di questo mondo e avere una disposizione di vittoria nel tuo cuore? Prende la tua croce e seguimi. Perché questo lettuccio va a diventare un fastidio sicuramente per camminare. Ma nel paragone con la croce è fastidioso essere ubbidiente per la carne, non per il nostro spirito. Il nostro spirito anela Dio. Il nostro spirito cerca a Dio. Così lo dice la scrittura. Il spirito anela Dio, ma la carne è nemica di Dio. La carne non vuole il gusto del peccato, ferma. Il Signore le dà una ordine, un comandamento. Numero uno, le dice di fare un qualcosa. Alzati! È impossibile per lui alzarsi. Ma lui doveva essere ubbidente. Il Signore a volte dice: spinge il muro. Si el Señor me dice spingo el muro, es seguramente para que el muro se vada via o cambie o se cada. Ma el Señor no ha detto que se cadrà. El Señor ha detto spingo el muro. Ma è una pared. El Señor dice, cuando el Señor dice perdona la ofensa, ouch. O perdona quello che ti ha fatto questo fratello, questa sorella o questa persona che tanto male ti ha fatto in la tua vita. Ubbidite tu quello? Io mi ho ricordato di te. Mi sono ricordato di te. E perché io mi sono ricordato di te e ti ho perdonato, allora con il stesso amore perdona tu a chi ti ha offeso. Forse chi ti ha offeso è qui presente, forse non è qui presente, forse è vicino, forse è lontano. Ma il Signore le dice: alzati, prende il tuo lettuccio e cammina. Dice la scrittura che l'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. E quel giorno era un giorno sabato. E forse il Signore sta dicendole a tua vita: avete fatto bene in venire oggi a ascoltare questa parola. Allora ti darò le forze per alzarti. Ti darò, alleluia, la passione di portare il zelo e portare la croce. Portare il peso di servire al Signore. L'unico peso che Lui ci dona è la croce e non è pesante, perché richiede di te un'azione, e quell'azione è l'ubbidienza e la sottomissione a che? A Dio. Sottomissione a Dio. Sottomissione a che? Se il Signore ha messo un pastore e ha messo una chiesa, nessuno arriverà al cielo senza la chiesa, e la chiesa deve avere un pastore. So, se non avete cercato o avete stato certo che questa è la tua chiesa, io credo che un bel tempo di cercare quella casa, perché nessuno arriverà al cielo senza essere sottomesso a Dio e al suo piano
è la sua volontà. La Chiesa è un disegno di Dio, è parte di quella croce, è parte di quel lettuccio. E il Signore non gli ha detto lascia tutto questo qui, no, 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 il Signore le ha detto prende il luogo di riposo dove avete riposato tutti questi anni, prendelo con te. La croce ci deve ricordare da dove noi siamo usciti, di che eravamo nulla senza il Signore, eravamo nulla senza di Lui, e senza di Lui saremo assolutamente nulla. Non è meglio ascoltare la voce del Signore oggi? Chi se vuole alzare, potete fisicamente metterci in piedi. E il Signore sta dicendo: non ti preoccupare del tuo passato, non ti preoccupare come siete arrivati qua, semplicemente alzati, porta la mia croce, seguitemi, cammina insieme a me, cammina con me, cammina con me, cammina con me. Il mondo sta pieno di persone che non sanno che fare, che non sanno neanche come camminare, e rimangono per sempre davanti a una fantasia, un'utopia che non esiste. Fratelli, Cristo è real, il Signore è real, il Signore è real. Se Lui è stato reale per me in Stati Uniti, sarà reale per me in Italia, qui a Torino. Se è stato reale e fedele a Napoli, sarà reale e fedele qui a Torino. Perché? Perché tu sei qui. Il Signore è arrivato in questo momento nella nostra vita, ti ha marcato e ti ha detto: tu, io conosco chi tu sei, conosco il tuo cuore, conosco la tua sofferenza, conosco il tuo aspettare. Io ti sto dicendo: alzati, mettiti in piedi, ascoltami, che voglio iniziare a parlare a tua vita. Lascia che il Signore parli a tuo cuore. Dile: Signore, sono pronto. Ho ascoltato quelle prime parole. Alzati. Alzati. A un servo gli ha detto una volta: togliete le scarpe. Siete in un campo santo. La mia presenza è qui. Alzati, ascolta la sua voce. Sia la gloria, sia la gloria e potere. Avete fiducia nella sua natura, per lui niente è impossibile. Noi vediamo con i nostri occhi naturali quello che è limitato. Guarisce, guarisce. Sira la resito lo romano. Che sta
sentado en el trono. Il tuo cuore, non esitate a venire avanti, venite avanti, dille: Signore, il mio cuore è aperto per te oggi, io ho ricevuto un qualcosa di nuovo. Venite avanti come matrimonio, venite avanti, amen. Sì, Signore, alleluia. Fratelli, il Signore non ha detto o non ha dato il comando dicendo sarete guarito. Il Signore semplicemente nella sua naturalezza sopraumana, come Dio, ha detto: alzati, prende il tuo lettuccio e cammina. Istantaneamente fu guarito. Non ha detto sarete guariti, semplicemente ha parlato. Quando Dio parla,
parla al natural. La parola miracolo non è parte del suo vocabolario. Questo è il vocabolario umano, il vocabolario di Dio è la sua essenza, la sua natura. Grazie, Signore. Grazie, Signore.